Tutti noi sogniamo qualche volta, ma dopo questo racconto ti passerà la voglia di addormentarti. Parleremo dell'uomo dei sogni. Nel 2006, a New York, una donna si rivolse ad un psichiatra perché tormentata da un sogno ricorrente, un inquietante uomo mai incontrato nella vita reale. Lo psichiatra la ascoltò e ne disegnò una bozza. Dopo qualche settimana, un altro paziente riconobbe nel disegno il proprio incubo. Ma torniamo alla donna. La donna giura di non aver mai incontrato quell'uomo in vita sua. E quel ritratto giace dimenticato sulla scrivania dello psichiatra per alcuni giorni, finché un altro paziente un giorno riconosce quel volto e dice che l'uomo lo ha visitato spesso nei suoi sogni. Afferma anche di non aver mai visto quell'uomo da sveglio. Lo psichiatra decide di inviare il ritratto ad alcuni suoi colleghi che hanno pazienti con sogni ricorrenti. Nel giro di pochi mesi, altri quattro pazienti riconoscono l'uomo come una presenza frequente nei loro sogni. Tutti i pazienti si riferiscono a lui, come questo uomo. Dal gennaio 2006 ad oggi, almeno 8.000 persone hanno affermato di aver visto questo uomo in sogno, in tantissime città di tutto il mondo, Los Angeles, Berlino, San Paolo, Pechino, anche in Italia, a Roma, Barcellona, Stoccolma, Parigi, Mosca e tante altre. Al momento non esiste alcuna parentela accertata o tratto comune tra le persone che hanno sognato di vedere quest'uomo. Inoltre, nessun uomo vivente è mai stato riconosciuto come somigliante all'uomo del ritratto dalle persone che hanno visto in questo uomo nei loro sogni. E allora, questo uomo, chi era che si presentava nel cuore della notte, nei sogni di molti? E tu, hai mai avuto questa esperienza? Fammelo sapere nei commenti.